il resto dell'agenda in due panel, uno più economico, che sarà coordinato dal dottor Augusto Preta, che prego di venire qui sul palco, e poi ne faremo uno più normativo, anche politico, diciamo, che succederà. Tra i due panel il commissario Nicita terrà il suo intervento e le sue considerazioni. Il primo panel vedrà la presenza del dottor Calabrò, che è il direttore generale tutela del consumatore dell'autorità garante della concorrenza del mercato, il professor Colangelo dell'Università della Basilicata, il presidente di ICOM, il dottor Stefano Da Empoli, ringrazio, è appena arrivato, e in collegamento da Milano la professoressa Maria Teresa Maggiolino dell'Università Bocconi. Prego tutti di venire qui e do la parola a Augusto Preta e lo ringrazio ancora una volta per essere qui. Grazie mille Michele Petrucci, nostro presidente del Corecom, che è sempre attivo e attento su tutte le problematiche della comunicazione. Noi siamo stati tra i primi a collaborare con Petrucci e quindi sono molto lieto oggi di coordinare questo. Poi lo racconterò più ovviamente alla matrice, cioè la matrice parla di televisione. Pensate che questo signore qui 4 anni fa mi disse per la prima volta: guarda che tra un po' le notizie locali si prenderanno da Facebook. Io lo guardai quando lui ha detto: ma Facebook, mi disse, ma Facebook, qua fa la gente da Facebook? Io che ero cresciuto con mio zio che stava in America, Time Magazine, eccetera. Passato almeno 3 anni, non passai 2 anni. È colpa di infatti Facebook, diciamo che di colpe ne avrei molte, no, di più, per fortuna non mi danno mai retta, quindi sono abbastanza tranquillo, no. Mi ricordo. E allora adesso bando, diciamo, agli scherzi, cominciamo questa sessione che è estremamente significativa. Io naturalmente svolgerò un ruolo di coordinamento e quindi cercherò il più possibile di lasciare la parola e lo spazio ai nostri relatori. Da questo punto di vista vorrei soltanto ricordare un paio di aspetti della ricerca. Innanzitutto, ovviamente, le ricerche non si fanno soltanto per comprendere qualcosa che non è noto, ma si fanno anche per capire meglio, diciamo, come le cose stanno. Quindi da questo punto di vista, diciamo, quello che non è sorprendente della ricerca, ma che comunque è sicuramente un aspetto molto valido e significativo, è il fatto di aver avuto anche delle conferme. Cioè, noi abbiamo avuto la conferma che i mercati liberalizzati, tendenzialmente il consumatore è felice delle offerte che gli vengono fatte, nel senso che, essendo una competizione, almeno in Italia, prevalentemente basata sul prezzo, sicuramente, diciamo, negli ultimi anni, ma forse anche di più degli ultimi anni, le società di telecomunicazione hanno offerto prezzi effettivamente molto convenienti dei servizi diciamo, che in passato erano molto costosi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, sul lato dell'offerta mi par di capire che la ricerca confermi questi risultati. Sul piano di quella che è la gestione del rapporto col consumatore, evidentemente c'è qualche problema maggiore, soprattutto in caso di controversia. Cioè, quello che sembra evidente in Italia, malata di burocrazia più di altri paesi, diciamo, del resto d'Europa, è il fatto che quando ci sono le controversie è sempre molto complicato venirne fuori. E quando ci sono dei disservizi è sempre difficile riuscire a parlare con la persona giusta, no? Quindi da questo punto di vista evidentemente, come dire, soddisfazione sui servizi, insoddisfazione mi pare di capire su come questi servizi poi nel rapporto col cliente vengano gestiti. Un altro aspetto che potremmo, diciamo, ricordare è anche, come dire, l'attenzione a prendere clienti, cioè tanto più, quindi da questo punto di vista anche secondo me, non so se dalla ricerca emerge chiaramente, ma sicuramente emerge dai comportamenti di tutti noi consumatori, il fatto di avere offerte sempre più convenienti ti spinge a cambiare l'operatore. Non è alle volte soltanto una scelta
diciamo, di autonomia, ma semplicemente una scelta di prezzo più favorevole, no? Quindi io passo da TIM a Vodafone, sicuramente qualche mese dopo o qualche giorno dopo TIM viene da me e mi fa un'offerta per riprendermi, quindi questi passaggi spesso sono collegati a dinamiche proprio di gestione del rapporto col consumatore. Meno efficace, mi par di capire, è la redemption, cioè la capacità di trattenere gli utenti, derivante a mio avviso dal fatto che appunto il rapporto, la consumer satisfaction in termini di relazione con l'operatore non è così efficace. Fatte queste brevi premesse, poi c'è tutto il rosolo delle controversie, eccetera, qui abbiamo Giovanni Calabrò, che sicuramente su questo avrà molte cose da raccontare, proprio perché il suo punto di vista è anche quello della tutela del consumatore, quindi lascio a lui, diciamo, questa parte della tavola rotonda e in questo modo gli lascio la parola. Grazie, ringrazio il moderatore, il professor Preta, e anche il presidente Petrucci per l'invito. E devo dire che è la prima volta che mi trovo ad assistere ai vostri lavori e a commentare l'attività del Coraco, che ormai ha, come sapete, insomma, una presenza pluriennale e con le nuove funzioni sempre più rafforzata, ma su questo ovviamente parleranno i colleghi della AGCOM. Un punto mi sembra centrale della ricerca. La ricerca dice che oggi il contratto di acquisto di un servizio di telecomunicazioni viene svolto con canali i più vari, e nella ricerca si è molto attenti. Quindi, come è stato detto da chi mi ha preceduto, penso all'assessore Manzella, purtroppo non sempre la fedeltà all'operatore paga, occorre ricercare il servizio migliore. In passato eravamo guidati dalla pubblicità, il per sempre, l'illimitato, no, l'internet illimitato per sempre. Poi, grazie al tema delle rimodulazioni tariffarie che abbiamo tutti vissuto, ognuno per il ruolo di competenza, abbiamo scoperto che i claim vanno contestualizzati e il per sempre spesso è limitato nel tempo, e l'internet illimitato che sembrava essere la caratteristica, no, che doveva attrarre tutti, in realtà andava quantificato, ed oggi tutti, quando cerchiamo un'offerta, cerchiamo di sapere effettivamente quanto internet viene fornito, quanti giga, con che velocità, eccetera. Quindi c'è stata una grossa evoluzione dovuta sicuramente agli interventi del regolatore, degli interventi dell'autorità antitrust, in una logica proprio, direi, di tipo complementare. Il settore delle telecomunicazioni, ogni tanto bistrattato, no, nelle varie comparazioni, è un settore in cui indubbiamente la concorrenza ha avuto successo. Rispetto al monopolio, se vi ricordate le tariffe, quando ci fu la prima inversione tariffaria con l'attribuzione della titolarità tariffaria agli operatori mobili, il costo al minuto, diciamo, variava a seconda dell'orario residenziale, eccetera, era fino a 2000 lire, cioè un euro minuto, insomma. Io mi ricordo, su quello noi abbiamo fatto il primo caso T-Monitel, noto agli addetti ai lavori. Rispetto al 1998, 99 il caso, il 7 gennaio 99, e chiaramente le cose sono molto cambiate. Sono cambiate anche se nella ricerca un certo numero di signori, ma io qui parlo di consumatore, come ha detto giustamente il professor Preta, lascio gli aspetti economici agli altri, anche gli aspetti concorrenziali, e qualcuno ritiene che nella strutturazione delle offerte, nei prezzi, eccetera, ci sia forse un eccesso di trasparenza che possa portare talvolta anche a facilitare un coordinamento tra gli operatori. Ove questo accadesse, venisse riscontrato e segnalato, ovviamente altri sarebbero gli strumenti di intervento, e non chiacchierarne in un'occasione di un convegno. Qualche volta ce ne siamo occupati, è chiaro che è una tematica che ha una sua complessità.
Però non c'è dubbio che sotto un profilo di tutela dell'utente, del consumatore, la trasparenza tariffaria, anche dalla ricerca svolta, assume un ruolo centrale e mi sembra che su questo il sistema risponda abbastanza. Cioè io ora avevo pure voglia, ma il tempo è poco, di riprendere alcune slide che sono state proiettate e cercherò di farlo per dare il mio commento a caldo, però una reazione generale che posso dire è che indubbiamente i numeri della ricerca, ovviamente limitato il campione, tutto quello che vogliamo, ci dicono che le percentuali rosse negative sono importanti, ma in alcuni casi decisamente minori rispetto ad altri settori. Questo perché non in tutti i settori, poi tra l'altro, esiste il sistema di conciliazione pubblico che è stato posto in essere per primo e direi sostanzialmente in esclusiva nel settore del DLC. Da un confronto che posso fare con altri settori, energia, banche, assicurazioni sono i primi che mi vengono in mente. Abbiamo solo adesso dei tentativi nell'energia, no, di analisi delle questioni, che però non portano a conciliazioni, perché poi si viene rimandati sugli operatori, quindi è un sistema del tutto diverso. Nel settore finanziario, sia l'arbitro bancario che ora l'arbitro assicurativo di recente istituzione ha una funzione diversa, ha dei costi d'accesso diversi e ovviamente anche si riferisce a un numero di questioni molto più contenute e normalmente di maggiore entità. Nel settore del TLC è normale avere, scusate la battuta, un possibile contenzioso, forse non è normale avere un disservizio, ma nella fase complessiva di gestione del rapporto tutti noi diamo per scontato che ci possa essere una fase di criticità. Non sarà sempre nella fase iniziale, perché su quello c'è stato un grosso sforzo di trasparenza, di adeguatezza delle offerte, dell'informativa, magari poi durante il rapporto nel tempo uno si rende conto che la velocità, no, della fibra non è quella attesa. Ne abbiamo fatto vari casi, che non so come ricordare, sulla fibra, e adesso mi pare che col professor Nicita abbiamo anche i semafori e quindi abbiamo sicuramente degli indicatori facili e immediatamente percettibili sul tema, anche lì di nuovo un intervento complementare antitrust AGCOM, ma su molti altri ambiti. La criticità maggiore che noi abbiamo ravvisato è innanzitutto sui servizi non richiesti e in alcuni casi anche addirittura le attivazioni non richieste più in altri settori che nelle TLC, ma i servizi non richiesti, i servizi premium sono proprio un cavallo di battaglia delle TLC, ormai credo che hanno quasi l'età del Corecom, insomma, quindi una ventina d'anni, insomma di storia, e sono dovuti alla fertile creatività di alcuni ingegneri che crearono i primi di questi servizi e che poi ovviamente nel tempo si sono evoluti in base alle richieste dei consumatori. Il problema di questi servizi, in una battuta, è che finché sono richiesti nulla questio, quando sono non richiesti debbono essere immediatamente disattivati e possibilmente senza costo alcuno per chi involontariamente, sfiorando un tablet o ancora di più uno smartphone, magari vedendo chissà quale pagina, ora non ci interessa quale sia, ha fatto un click di troppo e attivato un servizio non voluto. Quando è così, ed è facilmente verificabile, perché poi non dovrebbe aver mai fruito di quel servizio se non per rendersi conto dell'errore, è chiaro che i servizi vanno disattivati. In questo la regolazione ha dato un grande contributo, ponendo dei tetti settimanali ai valori economici e ponendo, diciamo, tutto un inducement alla soluzione di queste tematiche. L'antitrust ha fatto molti casi nel tempo, irrogando anche delle sanzioni di un certo rilievo e quindi in qualche modo spingendo gli operatori a una maggior virtù. Però non credo che il tema dei servizi premium possa essere annoverato tra i successi, nonostante tutto ciò che è stato fatto, né della regolazione né della tutela del consumatore svolta l'antitrust. Spero che sia, ma lì non ho guardato bene la tabella, uno dei successi dei Corecom, ne sarei lieto. Il punto che emerge dalla ricerca, un po' anche dall'attività che noi tutti svolgiamo, è che nelle TLC
noi abbiamo una metà, no, dei clienti, c'è Manzella, ci sono anche io, sicuramente non il professor Preda, che fanno un contratto con un operatore e poi non cambiano operatore, non se ne occupano, perché ritengono che magari cambiando operatore non necessariamente migliorino le condizioni economiche. Molti altri stanno facendo scelte del tutto opposte, fino a cambiare due o tre operatori, e forse ci saranno anche casi ulteriori. Questo non è dovuto solo a questioni d'età, di ovviamente facilità nei confronti, nelle comparazioni, cosa che indubbiamente c'è, tempo libero, no, da dedicare a questi aspetti, attenzione alla significatività del costo ovviamente dei servizi di telefonia, che essendo contenuto non sempre giustifica questa analisi. Io ricordo il professor Pippo Ranci che, parlando dell'energia e della bolletta energetica, mi diceva: guarda, alla fine nessuno poi più di tanto si dedica, eccetera, perché, come sa benissimo il nostro Stato da Empoli, perché poi al dunque tutto questo lavoro di confronto, molto interessante, però mi porta a un possibile risparmio contenuto, e se sbaglio invece a un costo maggiore. Ora, nella telefonia non è così, perché è possibile poi facilmente spostarsi da un operatore all'altro, per cui anche sbagliando si può o tornare indietro, e sul tornare indietro, diciamo, talvolta veniamo anche aiutati dal nostro ex operatore che ci fa magari qualche offerta di winback molto molto allettante, il che rientra ovviamente nei limiti dovuti in un'attività del tutto importante e competitiva, e quindi c'è un po' questo aspetto. Un altro aspetto centrale della ricerca è il discorso del contatto col call center, visto nei due momenti, ovviamente, sia nel momento iniziale della possibilità del call center particolare, cioè dell'attività di teleselling, che è disciplinata, normata, come sapete adesso, con il recepimento del consumer right e con le possibili modifiche ulteriori che verranno poi emanate, comunque un'attività lecita e che ancora porta a un certo numero di contratti stipulati con questa modalità. E c'era una tabella, mi pare, molto interessante, che portava sostanzialmente a dire che il telemarketing vale il 10% dei contratti complessivi di questa tabella, come il porta a porta, che molto spesso in altri settori ci ha portato a grandi criticità, soprattutto il settore energetico, su internet il confronto al 13%, la ricerca propria al 15%, il negozio è ancora utilizzato in un quarto dei casi, e le campagne pubblicitarie e i consigli di amici hanno la parte dell'ion share, 33%. Quindi anche solo esaminando questo dato vediamo che comunque c'è un ruolo importante, diciamo, del teleselling, del telemarketing. Ma il call center diventa centrale ogni volta che c'è un problema, e mi sembra, salvo che non abbia letto male i dati, che alla fine una risposta la dà e una volta su due risolve il problema. Quindi il primo deflattore è il call center. Ecco, vi posso garantire che questo è un dato unico. In nessun altro settore il call center riesce a raggiungere, ma Stefano correggimi se sbaglio, perché lui è, diciamo, il nostro Wikipedia, insomma la nostra Treccani o britannica di quello che accade negli altri settori, e io ho l'impressione che i numeri siano del tutto diversi, e comunque la soluzione del problema non sia mai una soluzione di tipo effettivo, una conciliazione vera, magari un'individuazione di un soggetto a cui rivolgersi. Quindi questo è un dato molto positivo. Certo, può migliorare, potrebbero pure risolvere il 100% dei problemi, ammesso che il consumatore nel 100% dei casi abbia ragione, e anche su questo ovviamente la verità, le verità non sono sempre una, e va anche questo un pochino contestualizzato. Certo. Allora, ci sono dei problemi in cui, diciamo, presumibilmente il consumatore ha ragione, sono ovviamente i servizi premium un esempio, gli ostacoli al cambio di operatore, insomma c'era una tabella, credo, che aveva delle voci in cui le ultime voci citate erano chiaramente riferite, eccoli qua. Allora, questo mi pare molto importante: contenuto dell'offerta, costi complessivi, copertura, servizi inclusi e esclusi, vincoli e penali. Ecco, se noi guardiamo il dato rosso, no, che il nostro
dato negativo. Vediamo che sui contenuti dell'offerta, come è stato ricordato, le criticità spesso sono minori, anche se poi dipende di che offerta parliamo. Alcuni hanno fatto dei casi come pratica commerciale scorrente solo sui contenuti dell'offerta, anche recenti, penso alla fibra. Costi complessivi dell'abbonamento, anche qui diciamo mi pare che il risultato sia buono. Copertura, velocità, eccetera, chiaramente sono un po' i cavalli di battaglia delle criticità, come ciò che è incluso e ciò che è escluso dal contratto. E poi ci sono, direi il segnale più importante, questo 33%, che mi sembra un dato molto significativo, vincoli e penali nel passaggio ad altri operatori. Ora qui alcuni aspetti sono squisitamente regolatori, quindi li lascio ad altri, ma indubbiamente diciamo mi sembra che sono criticità che anche noi diciamo riscontriamo per la parte diciamo di nostra competenza. E ora ovviamente l'aspetto diciamo delle controversie è quello centrale, no, della discussione di oggi. Il dato 50% di intervistati non ha avuto controversie, il 50% che le ha, ci fa capire chiaramente che su alcuni dei temi che abbiamo indicato la controversia è abbastanza fisiologica, al di là diciamo ovviamente delle caratteristiche del consumatore che possono variare, può essere più o meno litigioso. E il fatto, ripeto, che in buona parte dei casi questo abbia trovato una composizione o da parte dell'operatore, che poi sa l'operatore però che poi c'è il Coreco, sa che poi ci sono eventualmente le associazioni dei consumatori, sa che ci sono diciamo altri strumenti per il consumatore, altre autorità che può dire per cercare ovviamente di sottoporre la propria questione. Io penso che quindi il sistema nel complesso abbia funzionato e direi che come primo giro mi fermo per cercare un po' di vedere anche l'opinione degli altri, eventualmente reagire a qualche domanda. Grazie. Sì, grazie. Anch'io avevo una domanda da farti, quindi ce la teniamo magari per concludere poi la tavola rotonda. Senz'altro, chiunque voglia, siamo qui. Allora, Maria Teresa, se ci sei, batti un colpo. Non c'è la, non la vediamo. Anche dietro. Sì, ti sentiamo, adesso ti sentiamo e ti vediamo. Ci manchi molto, soprattutto a me, perché come vedi sono circondato, diciamo, da... La ringraziamo per essere qui, però sarebbe meglio ci fosse, per così, come dire, era più varia la presenza, ci risentiamo privatamente. Detto questo, mi pare che qui abbiamo avuto una sorta di controrelazione, nel senso che sono stati toccati tutti i punti in maniera molto ampia. Magari ai prossimi ospiti chiederò degli aspetti più specifici che magari sono anche collegati alla loro attività e alla loro competenza professionale. E a proposito di competenza, mi sembrava interessante, diciamo, tutto il discorso che si faceva sulla competenza del consumatore, cioè effettivamente al di là di quella che può essere la risposta della ricerca, andando anche un po' oltre rispetto alla ricerca stessa, ma comunque rifacendosi ovviamente anche come riferimento alla stessa. Maria Teresa, tu come vedi questo aspetto e quali sono dal tuo punto di vista i temi più interessanti da questo punto di vista? Grazie. Grazie a voi. Innanzitutto ringrazio Eugenio Petrucci di questo invito che mi ha consentito di leggere un report molto verificato e molto esaustivo. Come diceva Augusto all'inizio di questo panel, chi offre delle conferme? E spesso capita nelle aule universitarie di parlare di come sia necessario che i consumatori siano informati, siano consapevoli, soprattutto quando operano nei mercati liberalizzati, dove le autorità fanno un passo indietro rispetto alle dinamiche commerciali e strategiche. In effetti, quanto ci racconta di come i consumatori esperti, quelli che per record vengono qualificati tali, si comportino e abbiano un modo di intendere il mercato e di operare sul mercato. Mi sono appuntata alcune osservazioni che vengono fatte nel report.
I consumatori più esperti sono quelli che hanno più abbonamenti, quindi votano di più le offerte che vengono date dalle di comunicazione. Probabilmente anche i consumatori più esperti sono quelli che hanno maggiore disponibilità di reddito, dato il modo in cui gli esperti si compongono. Questi sono i più, ad esempio, sono uomini che accedono a distribuzione più alti. Comunque i consumatori più esperti sono quelli che scelgono più spesso guardando la ricerca di internet e considerando i dati dei siti comparazioni, quindi offrono al consumatore di controllare le differenze tra le differenti offerte degli operatori. Sono quelli che di conseguenza cambiano l'operatore con maggiore frequenza e sono anche quelli che rendono i contratti, nel senso che quelli che capiscono più nel dettaglio le caratteristiche delle offerte, così da fare domande, cogliere le differenze tra le offerte e significativo che i consumatori esperti non credano di meno all'esistenza di un cartello tra i maggiori operatori, perché riescono a cogliere le minuzie o le piccole differenze tra le offerte degli operatori. E poi sono anche quelli che sono capaci di individuare dei servizi nell'offerta, mostrando quindi come Maria Teresa, ogni tanto la voce se ne va, non so se puoi parlare lentamente. Più lentamente o se c'è un problema di collegamento, questo non lo so. Non lo so, ti chiedo scusa. No, adesso andrebbe bene, proviamo. Ok, riproviamo. Comunque si è capito il concetto, anche se sono saltate alcune parole. Ok. L'ultima osservazione che volevo fare è che i consumatori più esperti, proprio perché più attenti, sono anche quelli più pretenziosi e quindi quelli che individuano facilmente i servizi e agiscono più, con più frequenza, richiedendo maggiore diligenza da parte dell'operatore. Ora, come accennavo, tutto questo conferma quello che diceva Augusto. Il dato empirico offre evidente alle nostre teoriche, quello che stiamo interrogati e che costruiti devono essere informati e consapevoli. Il contributo teorico, però, ci diciamo proprio tanto rispetto al alla conclusione di questi esempi. Sono più giovani, quelli che godono di un livello di scolarizzazione più alto e sono uomini. Questo che cosa vi dite? Questo ci conferma ulteriori intuizioni. Innanzitutto stiamo vivendo una rivoluzione che parte dalle telecomunicazioni e oggi si spinge al digitale, in cui i più giovani si sentono più a loro agio. Quindi a differenza possiamo individuare fasce più deboli della popolazione che psicologicamente però negli anni useranno sempre di meno. Inoltre il report di Corecon ci conferma l'importanza della scolarizzazione. Non è l'unico della vita che aiuta a capire come interagire con le big telecom, ma è la scuola, addirittura. E poi, dato Oracle, si ricorda come siano soprattutto gli uomini coloro che hanno un rapporto più facile con la tecnologia, a dimostrazione di quello che un altro paese, cioè il fatto che le donne dedichino
meno alle STEM, cioè alle discipline a base tecnologica e matematica, di quanto non lo facciano gli uomini, dato che invece vengono in un paese. E allora, che cosa posso dire questo conflitto? Ma allora, innanzitutto che ci avviamo verso una società in cui l'elemento telecomunicazione, sempre l'elemento digitale, saranno sempre più spesso onnipresenti. Questo è di più ai consumatori la possibilità di comprendere, superare le asimmetrie informative che distinguono il caro da questo intervento. Ora, le autorità garante della concorrenza del mercato, in tutte le loro evoluzioni, portano i consumatori a impugnare comportamenti abusivi. Abbiamo visto Le ultime ce le stiamo perdendo, se puoi ritornare a parlare piano, lentamente, non piano ma lentamente. Sì, stavo dicendo che a me sembra dire che negli anni la presenza di imprese ad alto contenuto tecnologico sarà sempre più e di conseguenza le asimmetrie informative tra consumatori e imprese potrebbero aumentare. A contrastare questo fenomeno, secondo me, si devono porre due elementi. Certamente l'intervento delle autorità che presidiano il funzionamento di questi mercati e anche l'informazione che viene veicolata ai consumatori. Recente dentro della concorrenza del mercato, obsolescenza qualificata, che proprio si è cercato di prendere e di sanzionare come la in termini di aggiornamento di software per i sistemi operativi dei telefoni fosse in grado. Però io credo che una giunta all'attività estremamente importante delle autorità, che infatti viene accettata anche dai consumatori come del corpo nostra, tant'è che i consumatori conoscono il GCM, non credo che la giusta si debba investire in educazione dei consumatori. E questo perché? Come ci sono questi dati, più sono consapevoli e più vivono meglio del mercato. Ma anche perché, come sempre dice questo report, se i consumatori sono consapevoli, gestiscono meglio i poteri che il legislatore gli attribuisce. Cioè, per esempio, cambiano l'operatore con consapevolezza e lo fanno più spesso, si rivolgono alle autorità nei casi opportuni. Quindi cosa può fare un buon attivo per lo stesso controllo del mercato, punendo le imprese che offrono servizi attraverso il cambio di competenze al rivolgimento dei fattori, oppure rivolgendo alle autorità. E questo in generale è quello che emerge anche da come il mercato del digitale. Per esempio, nel mercato del digitale la Commissione, le istituzioni europee hanno attribuito ai consumatori il diritto alla formazione dei dati, che riproduce
il diritto ad un potere. Quindi sono istituzioni europee e istituzioni nazionali che ci chiedono come consumatori capaci di prendere decisioni. E come questo dimostra, queste scelte possono cambiare come si investe nell'educazione e nel futuro. Questo è il mio problema. Grazie, grazie Maria Teresa. Abbiamo avuto qualche problema, ma credo che diciamo, i temi più rilevanti siano stati proprio questi del tema della simmetria e della consapevolezza del consumatore, tanto più il consumatore attraverso l'educazione, e quindi qui anche il ruolo delle autorità riesce ad essere sempre più competente, tanto più anche tutto quello che rappresentano le questioni diciamo, di conflitto nei confronti degli operatori saranno molto più giustificate e andranno direttamente al cuore del problema. Cioè qui il Presidente Petrucci che voleva... Volevo semplicemente ringraziare la professoressa Maggiolino per la cortesia che ha avuto, è stata molto disponibile, grazie davvero. Colgo anche l'occasione per salutare il presidente nazionale dei CORECOM, il dottor Lucci, che è arrivato adesso, e il dottor Di Stefano, che è un componente del comitato. Ti restituisco la... Allora, grazie Maria Teresa. Noi andiamo avanti con la discussione. So che tu hai anche altri impegni, quindi quando vuoi ci lasci oppure riprendi la parola. Mi pare di capire che diciamo c'è un problema appunto di asimmetria, c'è un problema di regolazione, ma ci sono anche problemi che sono comuni a tutti i mercati, come ricordava Maria Teresa, e altri che sono specifici del mercato delle telecomunicazioni. A Stefano, senza volergli imporre l'intervento, insomma, credo che diciamo su queste questioni e su questi temi, avendo poi come dire, negli ultimi tempi sono approfondito anche tutta la questione che Maria Teresa poneva alla fine, cioè quella dei dati, della tutela e della gestione, possa dirci molto in questo ambito. Ma, no, grazie Antonio, grazie al Presidente Petrucci. Ma appunto io volevo fare insomma alcuni commenti, poi in realtà volevo anche in qualche modo rispondere insomma a alcune suggestioni di Giovanni Calabrò insomma sui confronti anche intersettoriali. Insomma davvero tanti dati nello studio, alcuni naturalmente diciamo più attesi insomma come è normale che sia, quindi il fatto dei consumatori esperti allo stesso tempo insomma che corrispondono anche a determinate categorie sociodemografiche, ovviamente insomma, poteva essere ampiamente atteso, così come insomma, ma questo capita anche in altri settori, il fatto che siamo proprio più esperti a cambiare diciamo, maggiormente operatore, oppure siano più esperti perché hanno, al di là delle varie categorie socio-demografiche classiche, diciamo, hanno più esperienze di consumo e quindi tutte cose abbastanza attese. Anche se appunto poi c'è un po' da scavare insomma, su questa cosa che i consumatori esperti cambino, conoscano meglio il mercato, cambino diciamo, maggiormente operatore, questo non necessariamente è un aspetto positivo. Poi, testimonia anche il fatto che possono essere insoddisfatti rispetto all'attuale situazione, però certamente sono quelli che più facilmente poi riescono a trovare una risposta costruttiva, insomma come l'indagine attesta. Più interessante e ovviamente spiegabile, ma forse insomma richiede insomma un minimo di attenzione in più, il fatto che anche dal punto di vista sociologico, non sono un sociologo, però insomma credo che sia interessante ragionarci sopra, il fatto che i consumatori più inesperti abbiano un giudizio più negativo diciamo della situazione,
cioè, lo sempre sono incapaci in qualche modo di trovare una soluzione, però appunto hanno un giudizio più negativo della situazione, addirittura sono quelli che più pensano, diciamo che più ipotizzano possibili cartelli in ambito di mercato, insomma, quindi appunto credo che sia un aspetto interessante, perché chiaramente, insomma, la presenza di rassegnazione e di sfiducia in un determinato mercato è un campanello d'allarme, a mio avviso importante. Poi chiaramente motivi per cui non cambiano, appunto, ci sono stati anche detti da chi ha presentato lo studio, insomma, lo scarso incentivo, diciamo, da un punto di vista economico, questo è vero ovviamente in molti settori, diciamo, io studio in particolare, oltre a questo, insomma, quello dell'energia, cioè è evidente, insomma, che poi spesso la sfida competitiva che gioca sulla variabile di prezzo un elemento importante e decisivo, però appunto si sta parlando di molto spesso poche decine di euro l'anno, insomma, almeno in media, insomma, poi meno di casi particolari. E quindi è chiaro che, insomma, come dire, non c'è la voglia di in molti, insomma, giustamente, razionalmente dal punto di vista economico, di organizzarsi, specie se magari si hanno delle basi non particolarmente solide per poterlo fare, insomma, se in qualche modo forse anche autoconsapevoli di alcuni limiti. E dall'altro lato si guarda, questo è un aspetto molto interessante dello studio, si pensa appunto che le offerte siano tutto sommato abbastanza equivalenti. E quindi, insomma, questo è un elemento secondo me interessante. Guardando e facendo un po' la differenza rispetto ad altri settori, tra l'altro in particolare sull'energia, perché peraltro come ICOM abbiamo un tavolo, tra l'altro aperto anche ad alcune associazioni che vedo qua presenti di consumatori, e abbiamo discusso e abbiamo, diciamo, un istituto, diciamo, di indagine che fa delle rilevazioni tendenzialmente trimestrali, quindi, insomma, sono anche dati piuttosto aggiornati, ed è interessante, secondo me, vederli un po' in relazione a questi. Cioè, in primo luogo, tutto sommato, insomma, il numero di esperti qua è decisamente superiore rispetto, almeno l'autoqualificazione, che lì è un'autoqualificazione, però, diciamo, è lo stesso probabilmente consumatore, anche se evidentemente i panel sono diversi, che in un settore si giudica esperto, nell'altro siamo nettamente al di sotto del 50%, insomma, dei consumatori che si considerano esperti. Il secondo elemento molto interessante, secondo me, è come viene trasmessa, diciamo, l'informazione sulle offerte. Cioè, una delle cose che era emersa lì in maniera chiarissima nell'energia è che non se ne parla proprio, insomma, con amici, parenti, eccetera. Cioè, la telefonia è un elemento di discussione al tavolo, l'energia assolutamente no, insomma, proprio è del tutto residuale quel valore. Questo è davvero interessante, insomma, il dato che emerge qui. Ovviamente c'è un peso importante delle campagne pubblicitarie, anche superiore rispetto all'energia, perché comunque c'è un investimento pubblicitario superiore da parte delle imprese. E l'altro elemento interessante è la presenza e il ruolo, diciamo, dei negozi fisici, che l'energia sostanzialmente è assente o quasi assente, e invece qua è rilevante, secondo me è anche importante rispetto a come anche il primo canale, quello del passaparola, anche rispetto a soggetti che, come dire, meno digitalizzati, insomma, che insomma, girano di meno attraverso i siti internet, appunto, magari guardano di meno i siti di comparazione, che pure ci sono, insomma, un po' in tutti i settori. Quindi credo che questo sia un elemento di interesse. L'altra cosa, e questo lo diceva Giovanni Calabro e condivido pienamente, l'efficacia del call center, che sicuramente, insomma, nella telefonia è superiore, diciamo, call center aziendale, che è superiore rispetto ad altri settori, sicuramente è superiore rispetto all'energia. Lato un po' più critico, ovviamente, ma questo nasce anche un po' da come il servizio viene, dalle caratteristiche, diciamo, del servizio.
sono tutti evidentemente i servizi aggiuntivi, diciamo premium, che chiaramente in questo settore sono superiori rispetto a quelli che possono essere erogati, diciamo, in altri settori, a cominciare dall'energia, ma insomma anche banche, tutto sommato più o meno mi pare che tutti gli altri settori, diciamo, hanno una problematica minore sotto questo profilo. Certamente critico, e sono d'accordo con lo studio, è il tema del fatto che oltre il 60% dei consumatori insoddisfatti poi dalla risposta ricevuta, quindi insomma, è un dato ovviamente che va letto insieme a quello positivo dei call center, e questo invece è il risvolto negativo, sostanzialmente si fa andare bene, diciamo, la non risposta ricevuta, e non ha, diciamo, uno strumento, certo, ha una lettura ottimistica di quel grafico, può far pensare tutto sommato magari è un problema che è stato rilevato, ma non è così importante, diciamo, né da richiedere, diciamo, un investimento di tempo, né da far sì che poi l'operatore la persona passi ad altri, il consumatore passi ad altri operatori, insomma. Questa è la lettura ottimistica, ovviamente credo che ci sia anche un'altra componente, insomma, non solo questa ottimistica. No, sul tema, diciamo, dei dati, ovviamente non è un elemento, insomma, particolarmente presente, diciamo, nell'indagine, sicuramente un elemento molto, molto importante, molto attuale, anzi credo che, insomma, tutto sommato uno studio futuro, diciamo, possa ospitarlo, e anzi credo meriti, insomma, di essere ospitato. E certamente, insomma, è davvero un elemento importante, che poi sappiamo, insomma, già oggi e sempre di più, oggi soprattutto altri tipi di operatori, insomma, ovviamente le internet company, un domani, insomma, già oggi, insomma, sempre più domani, naturalmente tutti gli operatori che vogliono stare sul mercato, quindi insomma anche questi di cui si sta parlando oggi, insomma, dovranno utilizzare, ovviamente ci si augura nelle appropriate forme, i dati che in qualche modo gli vengono rilasciati dai consumatori, e quindi questo è sicuramente un profilo importante, qui come in altri settori. Io volevo solo due spunti ultimissimi, e poi mi taccio, diciamo, uno rivolto sul Corecom e uno invece a chi ha fatto lo studio. Sul Corecom, beh, mi pare, insomma, faccio i complimenti per i risultati, che mi pare, insomma, testimoniano una buona soddisfazione da parte di chi ha utilizzato in qualche modo questo strumento, che peraltro in altri settori, insomma, abbiamo parlato, insomma, già da alcuni anni fa, dell'utilità di uno strumento di questo tipo anche in altri settori, poi vabbè, insomma, ognuno ha fatto le sue scelte, però insomma credo che l'indagine restituisca un buon... Naturalmente il punto, diciamo il vulnus in questo caso è la scarsa conoscenza dello strumento, insomma, che in effetti ha molti anni dalla sua istituzione, penso meriti, insomma, di essere conosciuto di più, quindi su questo credo ci si debba interrogare, insomma, il mondo della politica, insomma, evidentemente anche l'Agicom stessa, insomma, si debba interrogare su questo punto. Ultima pillola sullo studio, credo, appunto, sempre pro futuro, insomma, immaginando a future indagini, possa essere interessante segmentare un po' di più tra le varie tra i vari servizi, tra le varie tecnologie, insomma, mobile, fisso, perché credo che alcune cose, insomma, sono emerse, però diciamo io, insomma, mi aspetterei risposte un po' diverse, insomma, e dato che non necessariamente chi ha, e questo emerge dallo studio, chi ha l'abbonamento mobile e anche il fisso, credo che valga la pena, diciamo, fare una segmentazione di questo tipo. Grazie.
Grazie, grazie mille.